il controllo, non tu! Tu sei troppo perfetta! Risposta Prime! Sono Monarch. Per aiutarti nella tua vendetta ti restituisco i tuoi poteri. Ma questa volta, per aiutarti a riconoscere una bugia, ti consegnerò un'ulteriore arma. Wise, il tuo potere ora è mio! Trasferisci! Ti affido l'essenza del Miraculous della protezione. Che senso ha una spada senza uno scudo? È ora di smascherare Marinette Dupin Chen. Quella che ti sembra? Un cavallo. E quella invece? Sei sicura di essere pronta? Sì. Non ho mai guardato le nuvole in pigiama con nessuno prima. È sempre così meraviglioso. Adrian, io ti amo. Che coincidenza! Tutta la goffaggine, tutta l'esitazione che ti rendevano così affascinante quando tieni quello che vuoi spariscono? Katami? No, io sono Risposta Prime! Ah! Oh! Adrian, allontanati subito dalla bugiarda! Katami, ne abbiamo parlato! Marinette è finalmente più tranquilla! Tu, patetico, sciocco, ingenuo! Quando dovevi amare me eri troppo debole e ora sei baldanzoso e pieno di iniziativa grazie alla sua misera messa in scena! Un altro sciocco che ha cercato di proteggere Marinette e ora ne paga il prezzo. Nasconditi! Cerco aiuto! Troppo tardi! Oh. Katami, cosa ti è successo? Deve esserci un malinteso! Se ti ho ferita senza accorgermene, dimmelo! Farò di tutto per rimediare! Sei brava! Ci sono quasi cascata di nuovo! Corri, Marinette! Oh. Resta qui, mio dolce Adrian. Mi occuperò di Marinette ed eviterò che faccia del male a quelli che le stanno intorno. E poi potremo finalmente essere di nuovo felici, tu e io. No! Marinette, sei davvero una grande attrice. Katami, ascolta. Mai più! Dobbiamo far rinsavire Katami. Plug, trasformami! Qui dentro i tuoi occhioni da cucciolo non inganneranno più nessuno. Trasformati in Ladybug, il tuo Lucky Charm ti aiuterà a uscire da questa prigione. Ma così tutti sapranno che Marinette è Ladybug. Sono bloccata. Katami! Chat Noir! Katami, un tempo eravamo dalla stessa parte. Hai usato il Miraculous del drago come Ryuko. Fidati, posa la spada. Non provare a manipolarmi! Oh, gattino, so che mi senti, ma fa quello che fai di solito. Lancia il cataclisma prima di pensare e tutto andrà bene. Ti prego, ti prego, ti prego, ti prego! Cataclisma! Oh, grazie, Chat Noir. Ero così spaventata. Mettiti al sicuro! No! Tiki, trasformami! Quei poveri, piccoli, fragili fiori! E guardate qui che cosa brilla come un sole tra quelle cose miserabili! Il mio amato e costosissimo telefono d'oro che lei mi ha rubato! Perché avrei dovuto rubare un telefono per un vestito? Non ha senso! Per farlo fondere! Questo mostro voleva fondere il mio telefono per farne dei gioielli per il suo vestito orrendo! È un telefonicidio premeditato! È una fortuna averla colta con le mani nel sacco! La giuria deve condannare la pasticcera! Ho concluso? Signorina Marinette, sono molto deluso da te. E anche se ci restano pochi giorni alla fine dell'anno scolastico, tutte queste prove non mi lasciano altra scelta che espellerti dalla scuola! Marinette! Ma che cosa ti è successo? Se avevi bisogno di qualcosa, potevi chiedere. Colpa mia! Marinette non c'entra niente. Cosa? No, Zoe! Sei fuori di testa? Chi credi di essere per rovinare la mia requisitoria? Ho rubato per farle avere il vestito dei suoi sogni, perché non si devono abbandonare i propri sogni. Ti sei guadagnata il viaggio di ritorno per New York. Marinette, ho visto quello che è successo, è stato un super cattivo! Invisibile, lo so. Tiki, trasformami!
Chat-Noir, sono io. C'è un cattivo invisibile sulla Torre Eiffel. Raggiungimi. Lucky Charm! So chi è stato! Beh, proprio quello che serve. Magari è stata la tua pignatta, Lady Niente? No, è stato un cattivo acumizzato. Invisibile! Ladybug ha bisogno di noi. Flag, trasformami! Appena ho ascoltato il messaggio, sono subito corso qui. Tempismo perfetto, gattino. Mi aiuti a far trionfare la verità? Felice di aiutare un'amica in una situazione difficile. L'unico modo per rimanere innocente, anonima e invisibile è prendere i Miraculous di Ladybug e Chat-Noir. Bene, ora dobbiamo solo aspettare Chat-Noir e poi entrambi mi darete i vostri Miraculous. Allora è questo! Tu lavori per Monarch! No! Sei tu la ragione per cui ho perso gli altri Miraculous e per colpa tua li ha presi lui! Non hai pensato alle conseguenze che ci sarebbero state per i cittadini di Parigi! Vero, ma non lavoro per nessuno! Ho aiutato Monarch perché mi serviva! Mi serviva il Miraculous per favore! E mi serve il tuo e quello di Chat-Noir per esprimere il mio desiderio! Il tuo desiderio? Che cosa vuoi? Che stai cercando di fare? Stai distruggendo il mondo e noi non sappiamo perché! Quando fonderò i Miraculous, esprimerò il desiderio di creare un mondo migliore, libero, in cui nessuno sarà sottomesso al controllo di qualcuno, nessuno sarà escluso come lo ero io. Un mondo senza persone con il potere di decidere cosa è giusto e cosa è sbagliato! Ci sarebbe un terribile prezzo da pagare. Non c'è un prezzo troppo alto per me. Non ho niente da perdere. Non sei migliore di Monarch se usi i suoi stessi metodi. Non ti darò mai il mio Miraculous. Allora lo farò senza. Se non mi lasci creare un nuovo mondo, userò i miei poteri per trasformarlo. Schioccherò le dita finché non rimarrà più nessuno. Non te lo lascerò fare. E come intendi fermarmi? A questo punto tutto il mondo sarà stato illuminato dalla luna rossa. Non sai quale oggetto controlla il mio sentimostro, né dove si trova. Se provi a fare qualcosa, io schioccherò le dita. Hai perso, Ladybug. No! C'è sempre una soluzione! Lucky Charm! Visto? Scacco matto, Ladybug. Hai ragione, non posso batterti. Ma vincere non è sempre quello che pensiamo che sia. Per l'ultima volta! Mai. L'intera umanità scomparirà. Se non me lo consegni, sei disposta a pagare questo prezzo? Tu sei l'unico che può rispondere a questa domanda. Sei un mostro! Hai fatto sparire tutti quelli che amo! Non proprio tutti. Katami? Felix, che è successo? Che cosa hai fatto? Ho creato un mondo migliore, caro cuginetto. Un mondo in cui sei libero. Cosa? Tutto quello che ho fatto, l'ho fatto per te.
piccola Amok. Riesci a sentire la mia rabbia? Porta la luce sulla mia creazione, cara Amok, e lascia che le mie emozioni prendano vita! Ciao, Luna Rossa. Sono Argos. Insieme salveremo Adrion dalla morsa di mio zio, così che possa essere finalmente libero.